spesso vi mostriamo attraverso prospettive storie che sembrano normali e invece non lo sono. Sono storie di straordinaria quotidianità, le potremmo definire così. Oggi abbiamo con noi il dottor Antonio Scarpa, che ringraziamo per la sua testimonianza. Come vedete è un medico, però è un medico che ha fatto all'interno della medicina una scelta particolare e durante la sua storia lo racconteremo. Dottor Antonio, lo chiamiamo così, come nasce intanto la passione per la medicina? Quali sono stati i suoi studi? Benvenuti a tutti, io sono il dottor Antonio Giorgio Scarpa. La mia scelta nella medicina scaturisce da una motivazione fondamentale: essere utili nei confronti del prossimo, in particolar modo quando ci sono momenti di bisogno, di necessità e chiaramente di salute. Io ho fatto la scelta di fare il pediatra perché una seconda motivazione è quella di essere vicino ai bambini, che sicuramente è un mondo particolare che ci dà tanta ricchezza e che ci arricchisce di tanta gioia nei momenti in cui loro stanno bene. Ho fatto per 40 anni circa il pediatra ospedaliero presso un ospedale della provincia di Lecce, Casarano, in pediatria, dove mi è servita un'esperienza enorme, professionale, di arricchimento, di cultura fondamentalmente, con un'equipe che è stata abbastanza valida per la mia vita e per la mia professione. Nel corso di questa attività, attraverso alcune conoscenze di amicizie storiche, in particolare il direttore della chirurgia pediatrica del Policlinico di Parma, il professor Carmine Del Rossi, è nata questa grande esperienza di organizzare delle missioni nei confronti del Terzo Mondo, in particolar modo nel Bangladesh. Chiaramente per un profano la parola ecografia associata alla pediatria risulta un po' strano. Lei però ha detto che 20 anni fa, circa 20 anni fa, ha iniziato questo cammino di specializzazione. E che cos'è l'ecografia pediatrica? Beh, l'ecografia chiaramente è una tecnologia che si basa sugli ultrasuoni e che ci permette quello che noi non riusciamo a vedere dall'esterno. Attraverso questo tipo di indagine chiaramente ci permette di osservare delle eventuali patologie che diversamente non sarebbe possibile evidenziare, e questo è un grande arricchimento nei confronti della clinica e nei confronti anche di quello che è il processo diagnostico e successivamente terapeutico nei confronti di un piccolo paziente. E a quali organi si applica questo tipo di ecografia? Nell'ambito della pediatria, in particolar modo e specificatamente della neonatologia, il primo passo da gigante che ha fatto l'ecografia neonatale è stata quella per lo studio cerebrale dell'ecografia encefalica. In tutti i neonati che venivano fuori con delle sofferenze, attraverso l'ecografia noi potevamo rivelare quei eventuali danni cerebrali che ne conseguivano alla sofferenza neonatale o fetale del nascituro. Poi chiaramente nel campo internistico è stato un grande passo in avanti, perché chiaramente tutte le patologie malformative neonatali congenite o acquisite chiaramente sono motivo di studio attraverso un'indagine ecografica. Dottor Antonio, vogliamo ricordare un po' il periodo degli studi? È importantissimo chiaramente fondare le proprie basi scientifiche su saldi studi. Qual è stata la sua esperienza? Allora, la mia esperienza, chiaramente da un punto di vista prettamente universitario, parte presso l'Università degli Studi di Bari, dove ho conseguito la laurea in medicina e chirurgia nell'anno 1978 e poi, avendo questa passione nei confronti dei bambini, mi sono subito indirizzato nei confronti della pediatria, della disciplina pediatrica. E da qui, in rapporto a questa scelta, sono giunto a Parma, presso l'Università degli Studi di Parma, alla clinica pediatrica diretta a quei tempi dal professor Giorgio Giovannelli, che ho conseguito la specializzazione in pediatria. Dottore, se dovesse fare un confronto con gli studi
che lei ha svolto un tempo e con i progressi che si sono avuti oggi anche nel campo della didattica, che cosa preferisce, il passato o il presente? Beh, sicuramente il presente è molto più ricco del passato, nel senso che oggi abbiamo tanti mezzi e la medicina sicuramente ha fatto dei passi a gigante. Io nella mia esperienza personale, avendo sempre il desiderio di potersi arricchire per poter essere sempre più utili, io dopo aver conseguito la disciplina in clinica pediatrica, ho ancora continuato, e vi parlo di circa 20-25 anni fa, ad cercato di portare avanti la disciplina della ecografia pediatrica, che 25 anni fa era qualcosa di pionieristico. Ed è stato un grande arricchimento, perché oggi diciamo che un'ecografia non si nega a nessuno, né a un bambino né a un adulto. Sicuramente sì, perché un grosso capitolo, ma qui apriamo una grande parentesi nei confronti dell'esperienza vissuta e dell'arricchimento ricevuto, è l'applicazione di questa disciplina dell'ecografia nel terzo mondo, nel senso che io, come ho accennato precedentemente, facendo parte di questa associazione internazionale Operare Per dalla parte dei bambini, che è un gruppo, un'equipe medica e paramedica che si interessa esclusivamente di patologia pediatrica, e conoscendo il pioniere di questa associazione, il professor Carmine De Rossi, sono stato invitato a partecipare alle loro missioni che ogni anno eseguivano nel Terzo Mondo e in particolar modo nel Bangladesh, un paese del paese asiatico a confine con l'India meridionale. E lì, chiaramente, in questo paese del Terzo Mondo, dove uno che arriva, parliamo che ho effettuato circa 20 missioni, quindi per 20 anni sono andato e rimanevamo un mese ogni volta circa di attività a pieno titolo, a pieno regime, in quella terra dove chiaramente non c'era niente da un punto di vista, o quasi zero da un punto di vista diagnostico e da un punto di vista come approccio terapeutico successivo, chiaramente questo approccio ecografico è stata una rivoluzione assoluta nei confronti delle equipe chirurgiche che poi si accingeva ad eseguire queste correzioni delle grosse patologie malformative in quella terra. Lei quindi ha toccato con mano la povertà. Cosa direbbe invece, al contrario, chi è nel nostro primo e secondo mondo e non capisce tutto quello che ha a disposizione? Beh, sicuramente io credo che, e questo lo dico con grande convinzione, ognuno di noi del paese occidentali dovrebbe fare l'esperienza del terzo mondo, del Bangladesh, del Ruanda o altri paesi dove noi siamo stati più volte, per poter apprezzare quello che noi abbiamo, quello che a noi ci viene dato, ci viene fornito dalle istituzioni nei confronti di altri paesi dove le istituzioni sono completamente assenti. Noi quello che facciamo in Bangladesh ce lo facciamo perché abbiamo un gruppo di padri saveriani ai quali ci appoggiamo, e attraverso la loro opera, merito a tutto quello che loro fanno in quel paese, noi riusciamo a essere operativi da subito appena arriviamo per ottimizzare al massimo il tempo che dedichiamo a questa gente. Lei ha parlato di questi padri saveriani, ma com'è il rapporto tra le varie religioni in queste zone del mondo? Per quanto concerne l'esperienza del Bangladesh, che è quella che più mi tocca, quella che più ho potuto avere esperienza diretta, diciamo che l'80% sono musulmani, c'è una piccola quota di indù e una piccolissima quota di religiosi, di cattolici. Però in questo paese, come in tutti questi paesi del terzo mondo dove c'è tanta necessità, sicuramente quello che hanno fatto le missioni nel corso dei decenni è stata un'opera immensa nei confronti di questa gente, perché ha potuto intervenire dove nessun altro avrebbe potuto fare qualcosa di bene.
20 esperienze, 20 anni, possiamo dire così, un mese ogni anno è veramente una donazione, perché voi, ribadiamo, fate parte di un'associazione che non è finanziata, quindi il vostro è volontariato puro. Come funziona dal punto di vista lavorativo? Il nostro è volontariato puro e tra le altre cose ci tengo a dire che io, insieme a tanti altri miei colleghi che eravamo degli ospedalieri o universitari, da parte dell'ospedale o da parte dell'ente dipendente non ci vengono riconosciuti neanche come ferie o come contributo straordinario praticamente. Quindi noi dovevamo consumare le nostre ferie per poter dedicare a questa missione che veniva organizzata annualmente. Un'altra cosa molto importante che ci tengo a dire sempre nel rapporto dell'attività svolta, una cosa che sicuramente mi ha colpito, che uno rimane colpito rispetto come differenza rispetto alle nostre abitudini sanitarie, alle nostre disposizioni sanitarie da un punto di vista tecnologico, che quello che io facevo attraverso l'indagine ecografica, da me il paziente passava sul letto operatorio direttamente. Non esisteva un attacco, non esisteva una risonanza magnetica, non esisteva nient'altro. Questo per dirle qual è la dimensione, voglio rimarcare, qual è la dimensione da un punto di vista di bisogno e di necessità nei confronti di questo popolo tanto sfortunato. Il Bangladesh, che cosa manca, se lei dovesse fare un'analisi dopo 20 anni, a questi luoghi per poi decollare? Perché in molti si chiedono, ci sono zone stupende in queste parti del mondo, ma purtroppo non c'è una politica, diremmo una scelta politica molto molto seria. In questi 20 anni di che cosa si è potuto rendere conto dal punto di vista politico? Sicuramente parliamo di paesi dove non esistono i principi essenziali di assistenza. È un paese dove non è previsto nessun tipo di assistenza sanitaria. Uno, se hai i soldi, si cura, se non hai i soldi, non si cura e nella maggior parte dei casi muore, purtroppo. Una cosa che colpisce è che quando io faccio una prescrizione per una terapia qualunque, antibiotico di qualunque altra natura essa sia, loro vanno a queste botteghe che vengono chiamate farmacie, ma che tutt'altro che sono farmacie, che sono delle botteghe, e prendono due compresse, una bustina, per dire che cos'è realmente il terzo mondo. Lei sta parlando di questa associazione. Allora, fermiamoci un po' a capire meglio come è nata e come si è poi sviluppata questa associazione, chiaramente a favore delle persone e soprattutto dei bambini in difficoltà. In ogni cosa della vita, ritengo, e ne sono di questo profondamente convinto, ognuno di noi deve avere una grande convinzione profonda interna che si porta dentro di sé, come spirito, come amore e come capacità di dare benessere se può, rendersi utili nei confronti di chi ha bisogno. Questo è il grosso messaggio da dare. Ed è proprio questo messaggio che il mio amico professor Carmine Del Rossi ha interpretato nell'organizzare le prime missioni in Bangladesh, con un'azione di tipo veramente pionieristico, perché quello che lui ha fatto i primi anni è qualcosa che ognuno di noi forse farebbe un po' di fatica a poterlo accettare o poter riuscire ad affrontare delle difficoltà enormi in quella terra. Quindi chiaramente da tutto questo si evince che lui con la sua proprio caparbietà è riuscito a organizzare un gruppo di persone fedeli ai suoi principi, che chiaramente nel corso degli anni è riuscito ad arricchire, ad arrivare a un numero che quando noi partiamo per andare in Bangladesh siamo 20-25 persone, perché è un'equipe completa tra chirurghi, medici internisti, anestesisti, strumentisti, infermieri e via dicendo. Quindi è una cosa non di poco conto, anche perché un altro elemento molto importante da tenere presente, che è un'associazione che si autosovvenziona, non riceviamo contributi da nessuno, a parte qualche volontario o qualcuno che vuole fare delle donazioni, ma in realtà poi è un'associazione autonoma che chiaramente si autogestisce.
potremmo dire una vita parallela per alcuni aspetti. Ma torniamo indietro nel tempo, dottor Scarpa. La prima volta che è arrivato in Bangladesh, quali sono state le emozioni? Di sicuro saranno rimaste lì, ferme nel tempo, come delle fotografie. Sì, sicuramente sì. Un primo elemento da ricordare, che non è possibile dimenticare, è che i miei colleghi che mi erano a fianco, al primo impatto nei confronti di questa grossa patologia, fondamentalmente di tipo malformativo per problemi di ordine alimentare, nutrizionale e di inquinamento, è che più di un collega mi diceva che non ce l'avrei fatta a superare quell'esperienza della prima missione in Bangladesh, perché credetemi, il terzo mondo, se uno non lo tocca con mano, non può mai comprendere la dimensione e la realtà di cosa vuol dire terzo mondo, esperienza del terzo mondo. Per fortuna ho superato questa prima esperienza e dopo di quella ce ne sono state 19 altre. E ogni anno, quando noi andiamo via, che finiamo la nostra missione programmata, diciamo sempre che noi non abbiamo dato, ma abbiamo ricevuto, per quella che è la grande esperienza della che uno riceve da tutto questo contatto umano nei confronti di questa gente tanto sfortunata nei confronti di noi che apparteniamo al mondo occidentale. Prima di andare in Bangladesh, come lo immaginava appunto il terzo mondo? Beh, l'immagine, un'immagine reale, diciamo, l'avevo già avuta, perché l'estate io quasi ogni anno avevo ospite questo mio amico a casa e quindi ogni volta che lui veniva mi portava dei repertori fotografici di quello che loro facevano o venivano effettuato in queste missioni che hanno fatto nei primi anni, nelle prime esperienze effettuate. Quindi diciamo che un'immagine visiva più o meno già c'era di quella che era la realtà. Chiaramente un conto è vedere, un conto è toccare, perché poi lo stare è ben diverso da quello che uno viene raccontato o che sente attraverso i mass media. Ogni anno quindi questa missione è cresciuta grazie al vostro apporto come volontari e grazie anche ai missionari saveriani che sono, diciamo, il vostro angelo custode, vi preparano un po' tutto il terreno. Durante questi anni però lei ha fatto una scoperta importante, si è imbattuto in una malattia atipica per quella zona. Beh sì, sicuramente sì, questa è un'esperienza che ci tengo a raccontare perché è meritevole veramente di tanta attenzione, anche perché poi la riuscita è dovuta anche a diverse persone che hanno contribuito a questo grosso risultato, nel senso che oltre a fare l'ecografia pediatrica, a fare il supporto all'equipe chirurgica, io ogni anno e ogni giorno ho una fila di un numero innumerevole di persone, di bambini da visitare con grosse patologie. E nel corso degli anni, all'inizio, quando siamo arrivati, mi sono trovato di fronte a questo problema della talassemia, che era un qualcosa che io in quella terra non conoscevo praticamente, che noi qui in Italia abbiamo avuto dei casi nella zona delta del Po, nella zona della Puglia e compagnia bella. Però a quei numeri non ero mai arrivato, anche perché essendo un paese sprovvisto di un sistema sanitario nazionale, questi poveri bambini, questi poveri soggetti malati di talassemia, di questa malattia che è una malattia ereditaria, chiaramente non avevano i mezzi per poter fare quelle che sono le normali trasfusioni di sangue, perché loro purtroppo hanno bisogno di tanto sangue e mensilmente devono fare delle trasfusioni. E non avendo né i soldi né le possibilità economiche e finanziarie, chiaramente questi bambini, io mi sono trovato a vedere bambini che viaggiano con 3 di emoglobina. È un numero da non dimenticare questo, perché se pensate che il nostro valore medio di emoglobina va da 13 a 14, 15 o 12, noi parliamo di 3 grammi di emoglobina per decilitro. Quindi questo per dire che cos'è la sofferenza, che cos'è la fame, che cos'è la miseria nella sua entità vera.
Ed era un problema che io vedevo, io la definisco una marea montante che veniva su di me, questo problema della talassemia, perché dicevo ai miei colleghi, alla mia equip, guardate che noi correggiamo le malformazioni che sicuramente sono importanti, ma questo è un problema che va sempre più aumentando, perché in rapporto alla cultura musulmana, quindi non c'è niente che possa far conoscere se quella, i due partner, marito e moglie, sono entrambi portatori e quindi rappresentano la coppia a rischio, e da questa coppia a rischio noi sappiamo che c'è il 25% di probabilità che nasca un figlio malato, quindi un figlio talassemico col morbo di Cooley. Ma non avevo, devo dire con grande onestà e sincerità, che dall'equipe chirurgica, dai miei colleghi, non avevo molto ascolto, perché chiaramente cambia un po' l'impostazione, diciamo, di quella che è l'attività e la professione. Però la mia caparbietà, la mia insistenza, la mia voglia di fare, di essere utile nei confronti di questa gente, mi ha portato a creare, attraverso un padre saveriano che merita di essere citato, padre Renato Rossi, che è un italiano che sta lì da 40 anni in Bangladesh, ed è stato quello che ha subito colto il messaggio, perché io lo vedevo i primi anni che si rimetteva alle mie spalle e sentiva e vedeva quello che facevo, quello che osservavo, perché l'elemento importante di questa patologia è questi bambini con una pancia enorme, perché hanno una milza che esce fuori dalla pancia, che deborda fuori. E pian pianino, tramite questo padre Renato Rossi, siamo riusciti a mettere su un programma di prevenzione, andando a fare i prelievi nei vari villaggi, nei vari posti dove c'erano questi bambini. Chiaramente, per mettere su un'associazione che possa avere un obiettivo di prevenzione, quindi di informazione da parte della gente, del popolo del Bangladesh bengalese, era un qualcosa che bisognava organizzare, un gruppo che potesse dedicarsi a queste attività, visto che io stavo solo un mese, ma chiaramente l'attività doveva andare avanti per l'intero anno. E questo è stato molto bello, è stato un grande successo, un grande risultato, che chiaramente queste esperienze poi ti cambiano la vita quando uno riesce a metterle su, a metterle in pratica, perché tramite un'associazione italiana, una onlus italiana intitolata ad Antonio Giaffredo, un mio carissimo amico venuto meno per un problema di una patologia incurabile di un mieloma, siamo riusciti ad avere un contributo annuale di una somma abbastanza importante, parliamo di circa 20.000 euro che questa associazione ogni anno dona al Bangladesh, dove lì c'è un'equipe che annualmente va nelle singole scuole, nei singoli gruppi, va per strada, va dove c'è un po' di gente, a portare degli fogli illustrativi che abbiamo creato, che cosa vuol dire la coppia a rischio, che cosa bisogna fare per prevenire la talassemia, com'è bello informare, far sapere alla gente questo messaggio, portare questo messaggio. Ed è un grande risultato, una grande ricompensa che ho ricevuto da questo punto di vista, perché una delle ultime missioni che ho effettuato, incominciava a venire della gente nell'ambulatorio dove io effettuavo le visite per dire: dottore, io mi voglio sposare, ditemi che cosa devo fare per evitare di avere un figlio Cooley. Questo credo che sia il coronamento di un grande successo, che sicuramente attraverso un impegno notevole e immane e attraverso la collaborazione di tanta gente uno riesce a ottenere e a cambiare il destino di un popolo, perché poi qui si parla di cambiare il destino di un popolo. Dottore, fare il bene per il bene, come si sente? Beh, si sente, uno si sente, io uso sempre questa frase, che uno deve fare il bene per rendersi conto di che cosa fa e di quanto può essere utile e di quanto può dare nei confronti di chi ha bisogno. Quindi il vostro è un ruolo, oltre che sanitario, anche umanitario, ma ci sono stati dei momenti in cui vi siete sentiti non accolti nei posti dove siete stati? Beh, questo è un altro aspetto molto particolare, perché in tutto questo sicuramente un ruolo fondamentale ce l'hanno i padri saveriani, che riescono a creare un contatto
con il territorio, con la gente del territorio. Nei confronti dell'utenti sicuramente sì, noi abbiamo avuto siamo stati fortemente accettati, perché questa gente riconosce qual è la differenza. Infatti loro, quando ci devono arrivare, per loro noi siamo i messia quando arriviamo, perché chiaramente ci aspettano, in quanto sanno che possiamo essere utili nei confronti delle loro problematiche. Sul territorio, nei confronti di quello che è l'organizzazione sanitaria privata, essendo una struttura fondamentalmente solo privata ed è solo chiaramente di profitto, e qui è un settore un pochino più delicato, perché chiaramente non tutti sono disposti ad accettarci. Abbiamo avuto dei rapporti anche con le strutture private, loro, insomma, uno scambio culturale, professionale, sì, di arricchimento, ma è molto molto limitato, non sempre siamo tanto accettati. Tanto che, per dare un'idea, in questo momento attuale del Covid, i numeri reali di quello che è la realtà del danno che il Covid sta creando in Bangladesh, nessuno lo sa in termini reali concreti. E notizia di recente è che tutto l'organizzazione, l'organigramma sanitario del Ministero da parte del governo del Bangladesh è stato completamente rimosso dalla figura apicale fino all'ultimo impiegato, perché erano dei numeri che non corrispondevano a quella che era la realtà dei fatti. Questo per dire in che tipo di rapporto uno si deve misurare con l'istituzione locale, praticamente. Dal punto di vista religioso però non avete mai avuto nessun problema? Da un punto di vista religioso prettamente no, anzi diciamo che la Chiesa Cattolica nei confronti del mondo musulmano, insomma, è abbastanza, riesce a ottenere una buona comunicazione, una buona. Chiaramente con tutte le dovute riserve, con tutte le dovute cautele. L'unico dato è che negli ultimi anni, diciamo, abbiamo visto che un po' il sistema politico è un pochettino cambiato, nel senso che per uscire dalla struttura dove noi siamo, che è una struttura, un ospedale creato dalla Croce Rossa tanti anni fa, 30 anni fa, 35 anni fa, noi per uscire da questa struttura dobbiamo chiedere il permesso e siamo scortati dalla polizia. Quindi anche il problema sicurezza, anche quello è un altro problema molto importante, una grossa parentesi anche quella. Però voi ogni volta che andate siete sereni? Sì, noi siamo molto sereni, siamo felici e contenti. È successo 2 anni fa che il Ministero degli Esteri non ci ha permesso di andare quando c'è stato l'attentato a Dhaka, la capitale del Bangladesh, che furono ammazzati 8 nostri connazionali in un albergo di Dhaka, praticamente. La strage che fece, che poi adesso sono stati condannati a morte gli esecutori di questa strage, praticamente. E in quell'anno per noi è stata una grossa sofferenza non poter andarci, non poter proseguire questa nostra opera che facciamo con tanto amore e con tanta dedizione. Dottore, lei è un medico ospedaliero e opera a Lecce, però la sua famiglia un po' di anni fa si è trasferita, alcuni membri della sua famiglia si sono trasferiti qui e adesso può dare la sua consulenza anche presso lo studio medico Ametis della dottoressa Elena Vescovi, che ha seguito le sue orme come nipote ed è un medico estetico, ma insieme state facendo tante belle cose per questa associazione. Certo, sì, nel corso degli anni, attraverso il contributo della dottoressa Elena Vescovi, mia nipote, collaboriamo, io vengo presso il suo studio per fare consulenza, in particolar modo di ecografia, e poi tra l'altro con la dottoressa collaboriamo nella raccolta e nelle manifestazioni pro Bangladesh, e questo attraverso varie iniziative, tipo facciamo dei calendari annualmente che distribuiamo alla gente, ai singoli utenti, e altre iniziative sempre proventi nei confronti del Bangladesh, ci permette di poter raccogliere i fondi ai fini sempre di poter contribuire a sovvenzionare la nostra iniziativa dell'associazione Operare Per, che, come abbiamo già detto, è un'associazione che non riceve fondi da nessuno a parte quelli volontari e dai contributi normali. Una vita densa di ricordi da questo punto di vista. Tra tutti penso che ce ne sia uno che la tocca sempre quando lo riprende e tocca le corde del suo cuore. Vogliamo concludere con questo? Beh, di ricordi ce ne sarebbe da raccontarne tanti, sono tutti uno più pesante dell'altro, uno più bello dell'altro.
Di sicuro il ricordo in assoluto che rimane è il sorriso di questa gente e la grande soddisfazione di essere stati loro trattati, curati, migliorata la loro qualità di vita, che questo è sicuramente un valore assoluto nei confronti della nostra prestazione e della nostra opera che abbiamo effettuato nei confronti di questa povera gente. Chiudiamo con una riflessione banale, però nella sua banalità molto spesso efficace. Quando lei lascia la famiglia e spende le sue ferie per questa opera, molto spesso qualcuno le chiederà: ma chi glielo fa fare? Lei cosa risponde? Rispondo, la risposta è soltanto unica, che sicuramente quando torniamo da questa missione siamo molto più arricchiti di quando siamo arrivati. Per lei volontariato cosa significa? Vuol dire essere, avere un principio di umanità, essere sensibili nei confronti di chi ha bisogno, di chi è stato meno fortunato di noi o di me in particolar modo. Grazie al dottor Scarpa per questa bella testimonianza, speriamo che tocchi le corde del cuore di tanti che a volte chiudono la propria vista e anche il proprio cuore. È l'auspicio maggiore che possiamo tutti ottenere, grazie. Thank you.